Laurea in ingegneria gestionale, servono più menti. Affermo, partono tre indirizzi della magistrale, produzione e logistica, digitalizzazione e innovazione. Un corso di laurea che dà quasi il 100% di garanzie di inserimento nel lavoro. Le richieste di ingegneri, infatti, continuano ad essere maggiori rispetto all'offerta, così la Politecnica sceglie di investire in questo settore, mentre la MAG, azienda leader nel campo dell'aeronautica, porta la sua esperienza di collaborazione e di inserimento dei laureati. I due corsi di laurea in ingegneria gestionale, quello triennale e quello magistrale, hanno stabilmente nel corso degli anni un numero complessivo di iscritti che si attesta attorno alle 550 unità. Qualche anno abbiamo una leggera flessione, qualche anno un leggero incremento, però diciamo questi sono i numeri. Come dicevo, come ricordavo prima, laureiamo circa 135 ingegneri gestionali l'anno, circa 80 triennali e circa 55 magistrali. Rispetto a questi numeri, le richieste che vengono dal territorio sono nettamente superiori, quindi noi non riusciamo a soddisfare la richiesta di ingegneri gestionali che in questo momento è altissima. Questo anche per la multidisciplinarità, per la versatilità della formazione dell'ingegnere gestionale che può operare nelle industrie manifatturiere, nelle aziende di servizi, trasporti, nella pubblica amministrazione, nel sistema bancario, nelle assicurazioni, quindi è una figura ad ampio spettro e quindi è estremamente richiesta e noi avremmo bisogno di incrementare il numero degli iscritti. Un tentativo in questa direzione è quello che stiamo facendo adesso e che porterà dal prossimo anno accademico ad incrementare l'offerta formativa per quanto riguarda il corso di laurea magistrale. Fino a questo anno abbiamo un unico indirizzo, dal prossimo anno accademico ci saranno tre indirizzi, uno orientato alla produzione e alla logistica sostenibile, un altro alla digitalizzazione e un terzo alla innovazione sostenibile di prodotti e processi. Quindi cerchiamo di recepire un po' quelle che sono le parole chiave nella modernità, la transizione ecologica e quindi la sostenibilità, la transizione digitale e quindi la digitalizzazione, ma senza la capacità di innovare le aziende oggi non riescono ad essere competitive e quindi c'è anche questo indirizzo e riteniamo che siano degli indirizzi importanti per una ulteriore crescita dell'ingegneria gestionale qui nella sede di Fermo. La novità è quella di poter essere inseriti in un ambito lavorativo sin in fase diciamo pre-laurea con delle figure di riferimento di altissimo livello. Noi abbiamo coinvolto in questa iniziativa professionisti del settore che hanno raggiunto vertici a livello tecnico delle aziende italiane che lavorano nel settore, Leonardo Elicotteri, Leonardo Divisione Elicotteri, Leonardo Divisione Velivoli. Questo permette ai ragazzi di affrontare sin dall'inizio il rapporto con professionisti che sono da 40 anni nel settore. Nelle Marche abbiamo una divisione a vicino a San Benedetto del Tronto, a Monteprandone. Noi sostanzialmente siamo impegnati in termini di prodotto sui sistemi di bordo. Noi siamo un fornitore tier one, come si dice nel settore, per i velivolisti, quindi Airbus, Bell, Leonardo, eccetera, eccetera. E nel fornire questi sistemi siamo specializzati negli interni aeronautici, in particolare gli interni aeronautici è una specializzazione di Monteprandone, e nelle altre sedi del gruppo siamo specializzati nella progettazione e produzione di sistemi d'atterraggio e sistemi di comando di volo. Noi veniamo da un trend in costante crescita quest'anno, anche causa Covid, un po' come tutte le facoltà, come tante le facoltà, c'è stato un ribasso in quest'ultimo anno, dopo anni di
continuo rialzo degli iscritti, degli immatricolati. E, però complessivamente è un numero veramente importante, parliamo di 550 nella sola ingegneria, poi abbiamo logopedia e infermieristica che sono un numero chiuso e sono piene. Insomma, quello che cerchiamo di fare adesso con la Regione Marche è anche di ottenere la magistrale infermieristica che potrà dare una mano anche al nostro sistema sanitario, oltre che un ulteriore incremento dell'università più afferma. L'importante è l'attività, l'importante i numeri, l'importante è far girare, adesso abbiamo anche i ricercatori che sono in stanza proprio qui, con Fermotech ne sono 5, sono di stanza proprio a Fermo, quindi ci stiamo anche avvicinando a una presenza costante di questo tipo. Quindi l'importante adesso dobbiamo far crescere, dobbiamo arrivare a prendere anche la magistrale di infermieristica, anche stressando la regione per darci questo input, la Politecnica è d'accordo, quindi io metterei prima l'importanza della presenza e poi vabbè, i vari titoli.